Io credo sia giunta l'ora di tirar sassi per ripristinare gli anni 70. Tirare sassi a scuola a tutte le forme di presunto potere. Alle quali pletore di persone ossequiose, piccole così, non fanno altro che inchinarsi. Facendo le rivoluzionarie da salotto, tirare i sassi ai progettanti di progetti cretini e burosauri. Tirare i sassi alle funzioni strumentali. Tirare i sassi alle referenti del sostegno. Tirare i sassi a certi vicepresidi. Tirare i sassi a certi presidi. Disobbedire oltranza, non avere paura di parlare, non avere paura del giudizio di persone piccole, piccole. Essere fieri della propria versione. Tirare i sassi a certe coordinatrici che ti mandano i messaggi e molte le ossequiano dicendo grazie, ma il buongiorno in un'intervista del tardo 78
disse che i ragazzi della contestazione stavano gradualmente cambiando, che erano stufi di tirare sassi, che preferivano divertirsi con John Travolta e ballare in discoteca. Disse: ci vorrà tempo, ma gli anni 80 saranno diversi dagli anni 70. Ed ha avuto ragione, tutto si è avverato. L'ora di ripristinare quegli anni, è giunta l'ora di arrivare in sala professori e dare un pugno sul tavolo, per manifestare l'insofferenza versi tanti soldatini laboriosi obbedienti alle competenze. E poi i rivoluzionari da salotto, perché non regalare a queste persone un libro con dei fogli da ricamare come il vecchio Rosellini, sì, come il vecchio Rosellini, sì. La logica delle competenze è la stessa, riempiamo la didattica di ricami, di fronzoli, di abbellimenti sepolcrali imbiancati. Ma poi non siamo capaci di tirare sassi a questo sistema, di abortirlo per sempre, di produrre rapporti laceranti verso i prof ben pensanti, di creare conflitti, di smettere di fare sorrisi. Quanta ipocrisia, tiriamo i sassi anche a lei. Quanta ipocrisia, tiriamo i sassi anche a lei.